Buonasera donnine, questa sera mi vedete qua in un angolino perché sono in un angolino che farò solo la regia, ma la parte operativa del corso sarà Stefano, il nostro mitico sarto, che però nei video non vuole parlare, per cui io sarò la voce fuori campo e sue invece saranno le manine che opereranno. Obiettivo di questo video è essere un ripasso per il mio allievo Giacomo, che sta affrontando per la prima volta i suoi pantaloni, ovviamente Giacomo da uomo, e sono un po' più difficili rispetto ai pantaloni da donna, quanto c'è la patta, insomma, sono un pochettino più elaborati. E per aiutare lui e anche me nel seguire questo procedimento, con Stefano abbiamo pensato di creare questo video che fa step by step come si montano le tasche e la patta del pantalone da uomo. Ovviamente non è un corso, lo scopo del corso è essere un promemoria per chi sta facendo il corso qua in laboratorio, eh? Per cui certe cose noi le daremo scontate perché le facciamo all'interno del corso in laboratorio. Non sono una guida al 100% per uno che deve partire da zero e fare i pantaloni, eh? Non ditemi, ah, ma poi lì non si capiva, noi pensavamo che. Ovviamente è un supporto a chi sta facendo il corso in laboratorio, per cui è un qualcosa che gli permette di ripassare per non dimenticare le cose. Allora, noi qui sul tavolo adesso abbiamo tutti i pezzi del nostro cartamodello. Vi raccontiamo che sul cartamodello, quando tagliate i modelli, è sempre bene essere precisi, posizionare la carta sulla stoffa rispettando sempre quelli che sono i dritti filo, che sono paralleli alle cimose, tutte queste cose che noi diamo un po' per scontate in questo fatto perché nel corso le abbiamo già spiegate. Sui cartamodelli solitamente ci sono quelle che si chiamano intacche, sono sempre identificate da una lettera che vi aiuta a capire bene poi come va fatto l'assemblo dei pezzi. Per cui noi adesso partiamo dal fatto di aver tagliato tutti i pezzi che compongono il nostro pantalone e cosa che vi suggerisco sempre quando dovete imparare, tagliate tutto di colori diversi. Ecco, non badate agli accostamenti dei colori, li abbiamo fatti, come dire, con stoffe diverse, ma viene molto facile, viene più facile capire dove è andato a finire il dietro, il davanti, dove va a finire la tasca. Per cui consiglio, fate sempre con stoffe diverse. E cosa facciamo? Se la stoffa è una tinta unita, andiamo a evidenziare con la penna. Aspettate che vi porto con noi sul tavolo, così. Andiamo a evidenziare con la penna, eccomi qua, con una penna, così sappiamo che i segni con la penna sono il retro del mio tessuto. Ok? Il dritto è questo dove non c'è la penna. Il retro è quello dove ho fatto la penna. Poi invece ci sono tessuti dove il dritto e il rovescio sono evidenti, allora lì non esiste il problema, ok? Fatta questa breve, diciamo, come dire, ingresso, io adesso sposterei tutto e partiamo con Stefano che ci fa vedere come si devono, qual è la sequenza dei passi che dobbiamo fare per attaccare la patta da uomo. Allora ci teniamo 1, 2, questi qui sono i due pezzi. Aspettate che andiamo. Oggi, se già faccio casino da sola, oggi ne faccio ancora di più. Eccoci qua sul tavolo grande. I pezzi, questi togliamo che sono i pezzi della tasca, non ci interessano. I pezzi della patta, 1, 2. Questo pezzo è in doppio, per cui noi abbiamo già cucito due lati e poi questo lo andremo. Vedete qua ci sono i segni del rovescio, lo andiamo a girare su se stesso. Tagliamo l'angolino un pochino, lascio le mani a Stefano, vai, te, se però devi guardare, ok, ci mettiamo qua e lo giriamo, pieghiamo bene l'angolino, lo giriamo, fate uscire bene la punta aiutandovi con uno spillo, ok, perfetto. E poi lo stiriamo ovviamente, ecco, adesso quando magari Stefano prende e scappa, io faccio la voce fuori campo e lui corre a stirare. Adesso, prima cosa, che cosa facciamo? Andiamo a cucire, andiamo sotto macchina e andiamo a cucire. Aspetta, perché lui mi fa i gesti, ma fermo lì. Eccoci qua. Qual è la parte che vai a cucire, però? Fammela vedere bene. No, faccio vedere sul cartamodello. Che stupidello che è. Ok, così lo vediamo bene. Ok.
che è il pezzo, diciamo, finale sotto la patta tra la cerniera e il cavallo. Ok, una piccola saldatura, un paio di punti. Come vedete, le saldature non sono 1,5 cm, sono un paio di punti. Ok, non arriviamo fino in fondo, ok? Perché lì poi andrà a unire il... Oggi Stefano non è nella sua macchina standard, per cui dice delle brutte cose dentro di sé, però sempre muto, ok? Allora, adesso che abbiamo cucito, però fermati, tu devi guardarla, perché altrimenti non vediamo... Ok, adesso abbiamo cucito il pezzettino in fondo... Aspetta, fammi vedere, dov'è il davanti? La paletta non ce l'ho davanti. No, vieni qua che ti facciamo vedere qua. Ok, allora abbiamo... Eccoci qua. Per cui avevamo i due davanti del nostro pantalone, ok? Qui avevamo la nostra prima intacca, questa qua. E ve la faccio vedere anche qui, ok? Ok, questa è la nostra prima intacca. Abbiamo cucito fino a qui e non siamo arrivati fino in fondo al cavallo, ma ci siamo fermati un po' prima. Ok? Adesso sul dritto dalla parte destra, perché è l'allacciatura da uomo, per cui guardandolo è a sinistra, ok? Andiamo adesso ad attaccare la cerniera. Ok? Qui siamo a 1 cm. Ok, vai. Aspetta che vengo sotto macchina. Eccoci qua. Adesso Stefano prende la cerniera e andiamo ad attaccarla in un modo un po' diverso. Io qua, quando facciamo le borse, siamo abituate a usare il piedino della cerniera e a tenerla aperta. Invece, in questo caso, vedete lui come la sta attaccando? Ok, lui l'attacca in questo modo, piega dentro il mezzo centimetro e l'attacca a filo della cerniera, in questo modo. Adesso ce lo fa vedere bene bene nel dettaglio, però Stefano ci sta facendo vedere il suo polso e non la cerniera, ma adesso noi lo sgridiamo. Eccolo qua. Ok, e arriva perfettamente dove lui ha fatto la cucitura prima. Vedete, ecco, verificate che la cerniera si apre e si chiude, non mettete la stoffa troppo vicina. A quando ha aperto la cerniera, prende il pezzo di prima che noi avevamo rigirato e che è stato accuratamente stirato. Ok, adesso lui lo blocca così, così simula la stiratura. Ok, e lo posiziona qui è un momento. Ok, rispetto alla parte dritta sta a circa 3 cm. Tu devi guardare il video perché non ti vedono. Ok, perfetto. Adesso quel segno lì a 3 cm sarà dove noi facciamo finire la nostra cerniera. Per cui posizioniamo la cerniera lì, la cerniera scorre sul 3 cm. Abbiamo messo il piedino della cerniera in modo tale che ci permette di andare vicino, oppure se avete il piedino normale potete spostare l'ago a destra, però in questo caso noi avevamo il piedino e noi in un colpo solo attacchiamo la cerniera, abbiamo già girato il tessuto del pantalone e attacchiamo la patellina sotto che sta sul dietro della patta del pantalone. Ok? Tac. Attenzione, Houston, tiriamo un pochettino i fili quando partiamo. Lui ovviamente posiziona gli spilli in questo modo, è come fanno i sarti veri. Noi nei miei video voi vedete sempre che io li metto perpendicolari alla cucitura, ma quello è il mio discorso di cucito creativo, di patchwork. Qui stiamo facendo sartoria, è un'altra cosa ancora. Arriviamo fino in fondo. Ecco, mi sembra una telecronista. Adesso dal fondo della macchina da cucire arriva ovviamente anche qui, però il cursore della cerniera dà fastidio, per cui noi giù l'ago sul piedino e spostiamo il cursore in alto. Questo lo facciamo anche noi normalmente. E arriviamo bene fino in fondo. Piccola saldatura sempre di un paio di punti. E
abbiamo attaccato la nostra cerniera. Adesso veniamo qua sul tavolo e ve la facciamo vedere nel dettaglio. Eccoci qua. Ok? Ve la faccio vedere anche qui. Aspettate. Fermi lì. Eccomi qua. Eccoci qua. Ok? Vedete? Qui è la stoffina che abbiamo girato prima. E qui c'è sotto il nostro pezzo. Qui è dove abbiamo fatto il segno e qua c'è il pezzo. Questo pezzo solitamente viene rifinito in taglia e cuci o con uno zigzag o con uno sbieco a cavallo, ok? Per le finiture più fini, ok? Comunque questo deve essere rifinito. Ste, però potrei anche rifinirlo piegandolo dentro così e. Per cui possiamo anche eventualmente lasciare aperta solo la parte in alto e chiudere su tre lati, in modo tale che siamo già rifiniti. Perché dobbiamo sempre pensare che non tutti magari hanno la taglia e cuci, eh? Però è chiaro, chi si avvicina alla sartoria, secondo me così le probabilità che ne sia provvisto è abbastanza. Adesso abbiamo attaccato questo lato, abbiamo bisogno di una forbice, mi fa dei segni qual è la forbice. Esagerato, prende la forbice e la sarto. Vuoi l'inquadratura grande o piccola? Grande. Tavolo alto, eccoci qua. Adesso, dall'altra parte, allora, sul modello, quando. Ecco, allora, vi facciamo vedere questa cosa, perché sul modello c'è un mezzo centimetro che ci serve sulla parte sinistra per andare ad attaccare la cerniera, però sulla parte destra questo mezzo centimetro di margine di cucitura noi lo possiamo anche togliere. Per cui adesso ve lo facciamo nella bustina trasparente, ve lo facciamo vedere così noi ce lo ricordiamo io e Giacomo, ovviamente, ce lo ricordiamo quello che dobbiamo tagliare e il dettaglio è questa cosa qui di cui parliamo. Eccoci qua. Vedete, qui abbiamo un margine un po' diverso, per cui questo primo margine è quello che ci serve quando noi ci pieghiamo dentro così di mezzo centimetro e andiamo a mettere la cerniera. Dico bene? Eccolo qua. Ok, questo lo pieghiamo e qui andiamo a mettere la cerniera. Dall'altra parte, dove non dobbiamo mettere la cerniera, di fatto questo mezzo centimetro lo andiamo a togliere, per cui sul lato destro del. Aspetta che arrivo, sei sulla macchina, eccoci qui pronti qua. Ok, e qui vediamo che lui lo taglia. Ovviamente, ecco, forse era più comodo farlo prima di attaccare il pezzo della cerniera. Tu puoi perché sei il sarto vero e lo fai nel mentre, noi magari lo andiamo a fare prima di aver attaccato, così stiamo comodi sul tavolo e evitiamo di fare casino. Ok, perfetto. Via. Ok, carta modello, via. Adesso prendiamo l'altro pezzettino che compone la patta, cioè questo, e lo attacchiamo dritto con dritto da questo lato. Ok. E adesso il pois si attacca precisamente al lato destro della gamba del pantalone fino a raggiungere la fine della parte. Cuciamo a piedino. Piedino è sempre 0,75. Cambiamo il piedino. Ricordatevi che con i piedini della cerniera si cuciono solo le cerniere. Non è, vabbè, ci avevo su quello, fa niente, ho cucito. Non si fa, si cambia il piedino. Piedini e cerniere per le cerniere, piedini normali per i piedi, per tutto il resto. Partiamo da lì sotto dove c'è la cerniera. Perché non partiamo da sopra? Perché altrimenti venendo giù qui ci si creerebbe il nodino, insomma. Invece noi qui partiamo da lì e andiamo su. Sempre importante è pensare da che parte dovete partire quando cucire, perché se partivamo nell'altro verso, poi se mi cresceva un po' di tessuto, rimaneva un gnoppino lì in fondo, mentre invece così no. Bene. Adesso abbiamo attaccato questo, lo giriamo, lo stiriamo,
per cui adesso io mi sposto sul tavolo, Stefano scorre veloce come una faina e va a stirare. Adesso stiamo attaccando questa parte qui della patta, ok? No, bellissimo fare il telecronista nel pantalone. No, vabbè, spero che, come ripeto, questo vuole essere per me e per Giacomo, anche per me l'esperienza del pantalone da uomo è la prima esperienza, non ne ho fatti tanti e di conseguenza ogni tanto qualche perplessità sul oddio, parto di qui o parto di là, c'è. E questo qui è il metodo che noi utilizziamo per assemblare il pantalone. Come vedete, ecco, qui nel mio angolo YouTube lo spazio per il ferro da stiro purtroppo non c'è, però il ferro da stiro è un alleato. Il ferro da stiro serve tantissimo. Aspettate che vi faccio vedere perché così è proprio brutto. Il ferro da stiro serve tantissimo, è importantissimo averlo sempre a disposizione. Quando cucite, il ferro da stiro ci deve essere. Poi molto spesso, se proprio non c'ho, magari con l'unghia, col ditino riesco a piegare il tessuto, però se andiamo a fare sartoria, cioè andiamo a fare un capo, quella cosa è molto importante. Vedete quanto tempo sta via Stefano a stirare? Tra un po' io non so più cosa raccontarvi, però io continuo a impegnarmi e cercherò di intrattenervi al meglio. Non dà segni di ritorno, però no, sta stirando sia quella che abbiamo attaccato prima con la cerniera che quello che deve rigirare sotto, per cui bisogna fare un pochettino di attenzione quando si stira, eh? Mi raccomando, che sono cose importanti. L'altra cosa importante, ecco, quando mettete giù i modelli, il consiglio che ci sentiamo di dare sempre è posizionate tutti i pezzi che compongono il modello e poi iniziate a tagliare. Non, ah vabbè, questo ci sta, questo lo metto lì, tu, 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 e magari iniziate a tagliare. Poi magari per due dita non ci sta dentro l'ultimo pezzo, eh? Per cui per quando tagliamo i modelli dobbiamo sempre mettere giù tutto e poi pensare a tagliare. Ecco che è tornato con una patta bellissima, tutta stirata. Ha stirato bene qui, questo è stirato bene anche da questa parte, questo l'ha ripiegato dentro ed ha stirato bene anche questa parte qui. E adesso la magia è arrivata così, queste due parti. Il mezzo centimetro è quella cosina che mi fa sovrapporre qui, ok? Che mi copre quel giochino di mezzo centimetro da una parte e mezzo centimetro dall'altra, è quello che mi permette qua di coprire ben bene la mia cerniera, ok? Adesso facciamo finta di tenerla chiusa in questo modo. Aspettate che mi avvicino un po'. Ok. Chiusa in questo modo si apre così. E solo sulla patella apois, adesso, solo su quella lì, andiamo a attaccare l'altro lato della cerniera. Ok? Vedete? Così. Però devo prendere solo la patellina apois e la cerniera. Lui gira in questo modo. Io prima dicevo anche, quando noi abbiamo identificato un pezzo, possiamo anche vedere la distanza e crearci una riga, per cui possiamo verificare entrambe le condizioni, però vedi, avendo bloccato questa qui che sa come deve stare chiusa, di conseguenza quella dietro ha la distanza corretta, ok? Vedete com'è importante vedere i vari pezzi dei colori diversi? Ah, caspita, il poi si è venuto fuori qui c'è il nero di prima, così io personalmente, ma mi sembra un po' per esperienza anche qui in laboratorio, è molto più semplice memorizzare chi va a finire dove, ok? Allora, eccoci qua. Di nuovo piedino della cerniera, perché adesso andiamo ad attaccare la cerniera dall'altra parte. Piedino della cerniera è più stretto dei piedini normali, eh? Perché? Perché ci permette di cucire più vicino alla cerniera, altrimenti vedremo un sacco di cerniera. Adesso attacchiamo in questo modo, la cerniera è sotto, la sentiamo, il piedino si appoggia alla cerniera che ovviamente è un po' più altina del... La si sente, piccola saldatura all'inizio, tiriamo i fili, pian pianino togliamo gli spilli. Vedete che anche Stefano fa sempre accompagnare il tessuto. Io vi dico sempre, la macchina non deve andare a prendersi il tessuto, dobbiamo essere noi pronti a darglielo.
altrimenti se la macchina deve tirarsi il tessuto, vengono i puntini piccoli, si fa molta fatica, ok? Per cui bisogna sempre fare attenzione in questo modo. Adesso arriviamo fino in fondo. Abbiamo sempre il problema del cursore, vedete, adesso deve andare a scovarlo il cursore lì in mezzo, per cui ogni tanto si parte con l'accenera aperta, ogni tanto si parte con l'accenera chiusa, ma prima o poi sto cavolo di cursore va sempre spostato, non si scampa da questa cosa, ok? Facciamo così. Comunque, onestamente, devo dire che per la cerniera qua un po' di esperienza bisogna farla, eh? Per cui prima di partire a fare il vostro pantalone, prendete un po' di avanzi, fatevi questo giochino e allenatevi un pochino, perché comunque un po' di, come dire, di mano ci vuole. Eccola qua. Guardate un po' che robetta. Tac, tac. Adesso anche la parte dietro, anche questa qui di questa parte viene rifinita con la taglia e cuci o con l'eventuale sbieco, ok? Perché questo qui non è, deve essere comunque rifinito. E adesso quello che io riconosco nella pata classica del pantalone da uomo, che è quella cucitura così, chiamiamola tondeggiante, via il filo, quella tondeggiante che vedo davanti. È questa qui, che cosa fa? Che segue la forma di questa qui a pois. Però attenzione, dovete prendere solo quello a pois, non la parte sotto, eh. Ok, vedete qua? Prendiamo solo questi due. E quindi ce la puntiamo con gli spilli, ma ce la disegniamo sul retro. Facciamo una parallela rispetto a questa sagoma qui. Che così voi avete la sagoma corretta del cartamodello, ok? E perché se la disegniamo davanti, magari gli diamo una curva che non cambia niente. Ce la mette, puntiamo con gli spilli, così, e andiamo a fare una parallela. Eccola qua. Via che torna sotto macchina. Prima l'abbiamo rifinita con la taglia e cuci, o con lo zigzago, con quello che volete. Poi la blocchiamo adesso, perché se prima la bloccate e poi volete rifinirla, fate un sacco fatica, eh? Per cui qui dal rovescio andiamo a fare questo lavoro. Giacomo, mi raccomando, eh? Prossimo pantalone, prima fai 3 volte questo lavoro e poi parliamo di fare il pantalone. Eh? T'avviso, lo dico qua ufficialmente, eh? Adesso qui facciamo la curva e qui adesso viene il bello, perché a Stefano adesso qua sembra coincidere tutto perfettamente. Io so che noi magari non ci coinciderà tutto perfettamente, ma vi assicuro che è possibile e per cui dovremmo riuscire a farlo. Guardate qua. Vedete? E qui è arrivato. Ah, in realtà non arriva fino. Siamo qua. Oddio, oddio. Non arriva fino in fondo dove c'è la cerniera, si ferma un pelino prima. Si ferma un pelino prima. No, vai lì a farti vedere. Non essere timido. E adesso dal davanti andiamo a bloccare. A vedere dove. Ah, ok. Allora, dietro dalla parte del retro abbiamo fatto la parallela sui pois. Adesso dal davanti, quando è tutto bello appiattito, andiamo a fare l'ultimo pezzettino di intacchetta che blocca e va fino alla cerniera. Ah, ok, o in diagonale oppure finisce, fa un piccolo avanti e indietro che blocca il tutto. Ok, però questo lo facciamo dal davanti. Ok. E adesso da dietro sarà tutto perfetto. Faccio vedere sul tavolo. Adesso chiudo tutto. Ah, aspetta, fermo, allora non scherzare. Aspetta che torno. Ok. Allora, vedete?
fatto questa intacchettina qui che blocca il tondo dove è arrivato. E adesso con il piedino normale, e gli si è sfilato anche l'ago, adesso voglio vederlo tra il filo, la telecamera e la luce, c'è da ridere. Questo tagliamo via i firlapperi. Quando fate avanti e indietro così, qui tagliate via a filo i fili. Ok, troppo pulito, Ste? Esiste, fa. Aspetta che si è girato un po' la telecamera. Ok. Adesso da dietro. Ah, blocca. Ma quel blocco lì dove si vede? Si vede il sole. E dove si vede quello lì? Si vede anche sul dritto? Ah, ok. E quello chiude il finale della cerniera. Ok. Si poteva fare unico Poteva. Ah, direttamente. ok. Vabbè, lui ha voluto metterla giù dura, farlo in due pezzi, però poteva. Adesso si pente e dice che poteva farlo anche unico. Allora. Transizione, adesso vi facciamo vedere sul tavolo ben bene come deve essere. Allora, sul dietro, Sto vedete, è questa qui. guardando. Questa qui è quella. Aspettate, fermi tutti che arrivo qua. Eccoci qua col dettaglio. Oh, tutte le volte che devo spostarmi sempre dal lato contrario. Vedete, questa è quella che abbiamo fatto prima, come diceva, poteva anche essere unica e arrivare qui oltre la nostra cerniera. Poi dal dritto saremmo comunque andati a fare questa qui che blocca in questo modo, ok? Questa si fa perché così questa non viaggia su e si blocca bene. Però vedete, il gioco è venuto tutto così a posto. E dietro siamo in questa condizione qua. Niente, non faccio mai a centrarmi subito. Questo qui è rifinito. Questo chiude dentro la nostra cerniera e il gioco è fatto. Mamma mia, abbiamo fatto la cerniera. Bene, adesso primo step per fare il pantalone, mettiamo la cerniera. Secondo step è mettiamo le tasche. Allora, le tasche sono qui, una e due, quelle che abbiamo tagliato prima. Ok, allora, prima cosa, uniamo le due tasche dritto con dritto, ok? E uniamo tutta la parte, questa parte qui della tasca, la faccio vedere qui, tutta questa parte qua, ok? Andiamo sotto macchina, Stefano intanto parte, io arrivo sotto macchina, la faccio vedere, eccoci qua. Ok, cucitura sempre a piedino, anche questa va o rifinita in taglia e cuci o rifinita con uno sbieco. Noi qui l'obiettivo non è far vedere tutte le rifiniture, ma la sequenza che ci dobbiamo ricordare per montarla. Ok, piccola saldatura sopra e sotto. Adesso prendiamo il pantalone, adesso torniamo qua. Sul tavolo alto, eccoci qui, e mettiamo la nostra tasca, dovrà essere così, giusto? Questo è il dritto, è così. Di conseguenza, cosa facciamo? Prendiamo questo, lo tiriamo fuori e abbiamo sempre i dritti che si baciano, ok? Ci mettiamo qui e andiamo a fare la cucitura lungo questo fianco, questa parte qui della tasca, ok? Che è quella che si attacca al pantalone, al davanti del pantalone. Anche qui cucitura a piedino. Dopo che ho fatto 18 tasche, adesso la tasca mi sembra chiara, ma le prime 17 non era così. Per cui, ragazzi, l'unico modo per imparare è farne tanti. Ma con tutti quanti dice, ma come facciamo a imparare? Ne fai tante, tanti chilometri, tante prove, è così che si impara, non ci sono grandi altri trucchi e magie. Trucchi e magie possono essere appunto chi come Stefano, come qui in laboratorio,
cercano di rendervela un po' facile, un po' divertente, si studiano modelli, ecco quello che si può fare. Vedete che lui adesso sta stirando con le dita. Quello che si può fare è studiare dei modelli semplici, ok? Cioè la stessa cosa la possiamo fare sempre in 18 modi diversi, no? Magari qualcuno dirà: ah, ma io ho visto 1.000 video che riattaccano in modo diverso. Certo, sono 1.000 modi, questo è il nostro punto. Quello che noi cerchiamo sempre di fare in laboratorio è studiare dei modelli semplici, che abbiano una buona vestibilità, che abbiano un po' di margine d'errore, insomma. Io dico sempre, no? Serve il margine di vestibilità, il margine d'errore, il primo non ti verrà perfetto, il secondo viene un po' meglio, il quinto è venuto come doveva, insomma. Ma funziona così anche con la borsa, col pantalone, con tutto, insomma. Adesso abbiamo attaccato i due pezzi, adesso li andiamo a ribattere, perché se voi andate a vedere le tasche dei pantaloni, il profilino lì è sempre ribattuto. Un altro suggerimento che ci sentiamo di dare, quando bisogna imparare a fare queste cose, cos'è? Andiamo, prendiamo il pantalone vecchio e guardiamolo. Guardiamo, cerchiamo di capire come è fatto. Pantalone vecchio che vogliamo buttare via, smontiamolo. Smontiamolo e anche lì vediamo come è fatto. Da lì si può sempre imparare, ok? Eccolo qui, piccola saldatura. Per cui abbiamo attaccato le due parti. Adesso ci spostiamo sul tavolo, eccoci qua. E vedete che abbiamo attaccato la nostra tasca. Questo qua appunto sono i due dritti. E adesso che cosa facciamo? Andiamo a bloccarla sulla fianco sul pantalone, sia qui di fianco che qua in alto. Così la nostra tasca non si muove più e rimane lì bella attaccata. Hop, eccoci qua di nuovo. Con qualche piccolo trucco, ogni tanto alcune cose sembrano facili. Un'altra cosa importante, quando scegliete di fare i vostri capi, è la scelta del tessuto. A volte la stessa cosa fatta con un tessuto o con l'altro cambia totalmente, eh? Cioè, uso un cotone, uso un jeans, uso una seta, praticamente sono tre lavori diversi, perché ogni tessuto si comporta in modo diverso e ha difficoltà diverse. Come vedete, Stefano fa sempre delle piccole saldature, due o tre puntini che bloccano e pulisce il lavoro. Non lascia 900 fili in giro per il lavoro. Ok? Questa è una cosa importante. Per cui abbiamo fatto patta e tasca. Ovviamente noi, come si fa nella prova del cuoco, l'altra tasca l'avevamo già attaccata. Stiriamo tutto bene, ok? Per cui ho stirato bene le... Ah, aspettate, aspettate, non vi ho portato con me. Eccoci qua. Sto dicendo, vedete, abbiamo attaccato l'altra tasca, l'avevamo già attaccata. Qui abbiamo la patta, stiriamo tutto bene, rifiliamo tutto bene. E adesso che cosa facciamo? Andiamo a prendere il dietro del nostro pantalone. Per prima cosa uniamo tutto il cavallo. Ok? Tutto il cavallo. Andiamo a unire il cavallo. Fino in fondo lasciamo un pezzettino, come prima, come qui non abbiamo unito tutto, anche sul dretro non uniamo tutto, queste due dita, ok? Via, aspetta, aspetta che arrivo anch'io sulla manica, sulla macchina. Eccoci qua. Bene, il dietro abbiamo fatto azzurro, davanti bianco, le tasche viola, un interno un po' rosso, un dietro azzurro, ci sta benissimo, direi. I nostri abbinamenti di colori sono veramente perfetti. Anche qui, ragazzi, dritto con dritto, eh. Non dimentichiamoci che abbiamo fatto il nostro segno a penna e per cui dritto con dritto. Lui ha messo lo spillino per lasciare, per vedere dove deve fermarsi. Eccoci qua. Adesso arriviamo sul nostro tavolo. Ok, abbiamo cucito tutto il dietro e abbiamo lasciato anche qui un pezzettino aperto. And now? Vogliamo fare le pence? Sì. Allora, sul modello la pence è sempre indicata.
Ecco, diciamo subito una cosa che qualcuno ogni tanto ha la tentazione di fare. Quando vedono il cartamodello così, dicono: cosa faccio? Taglio? No! Ok? Non si taglia mai la pence. Si segna però il punto di arrivo della pence, per cui si fa una marchetta, si segna con il filo di imbastitura. Per cui a noi interessa vedere le due intacche da dove deve partire la pence, e le intacche si fanno facendo un piccolo tagliettino nella stoffa, ok? Lo vedete. Con il puntino si segna il punto di arrivo, per cui 1, 2 e 3, questi sono i tre punti che dovete avere. Non dovete tagliarla, ovviamente. Quando abbiamo questi tre punti, come la pieghiamo la pence? Faccio vedere qua. Via il foglio. La pieghiamo in questo modo, facciamo coincidere i due puntini qua. Aspetta, ti metto qui, guarda lì. Ok, facciamo coincidere i due puntini e il puntino finale. Vieni qua. Aspetta, che così in due. Praticamente creiamo un triangolo tra le due intacche e il punto rosso che è quello del fine pence. Eccolo qua. Ok? E adesso andiamo a fare una cucitura. Si parte ste dall'alto o dal basso della cucitura? Dall'alto, cioè dalla cintura, da dove ci sono le due intacchine. Ok, piccolo avanti e indietro. Seguiamo questa, diciamo, diagonale, questa linea storta che unisce il punto e deve andare pian pianino a morire. Non deve, la direzione deve sempre essere una roba lineare che va a morire sul fondo. Non dovete fare cambi di direzione repentini, ok? Perché altrimenti la pence poi si vede. Allora, andiamo qua, togliamo il nostro filo. No, facene una sola. Ne fai due? Ho fatto la Ah, l'hai già fatta? Ok, aspetta, aspetta, vieni qua. Andiamola qua. Ok. Vedete? Qui è andata a finire a morire. Questi fili, qui ho fatto un piccolo avanti e indietro, io a volte questi fili li tiro dentro nella pence, così non dovete, ecco, non si fanno nodi o cose strane. Questi fili si riportano qui dentro nella pence. La stirate bene e lei, vedete che qui in fondo deve andare poi a morire. La si spinge sempre verso il centro. Per cui questo, quando sono indecisa da che parte va, la metto di qui o la metto di là, la metto verso il centro del mio pantalone e la stiriamo, ok? Adesso gli diamo una stiratina e facciamo così. Certo che oggi già faccio casino io da sola, oggi in due ci impegniamo ancora di più a far casino. Dove sono io? Eccomi qua. Però, insomma, alla fine l'obiettivo era quello di ricordarci come fare il pantalone. Non di finire in. Ok. Via, eccoci qua. Allora. Adesso cuciamo il fianco, per cui dritto con dritto facciamo tutto il fianco esterno, per cui tasca e fianco del pantalone. Ok? Dritto con dritto, tutto il fianco del pantalone, ok? Poi la gamba, adesso facciamo questo qui così, tac. Ok. Sempre a piedino. Anche questo, ovviamente, quando noi andiamo a fare questo lavoro qui, abbiamo già fatto la taglia e cuci, che poi le cuciture si possono aprire o cuciamo e facciamo la taglia e cuci chiusa. È abbastanza uguale. Ovviamente la finitura forse un po' più fine, quella della taglia e cuci aperta, le cuci si finiscono i pezzi in taglia e cuci in modo tale che poi quando noi assembliamo abbiamo la cucitura aperta, eh? Anche voi, se vi sarà capitato di comprare un pantalone che costa 30 euro, un pantalone che costa 300, forse forse se guardate dentro la cucitura ogni tanto è aperta e ogni tanto è chiusa. Però la cucitura aperta è sicuramente più bella. Ok,
Adesso noi abbiamo fatto il pantaloncino corto un po' così, però non ci interessa, adesso non arriviamo bene fino alla fine, cioè in teoria voi arrivate bene fino all'orlo del pantalone. Chiudiamo il fianco, poi chiudiamo l'altro fianco perché i fianchi numero 2 sono. Ok, facciamo partire bene l'inizio. Andiamo ancora a piedino. Il tessuto, vedete come Stefano, anche se non punta, però fa pezzi corti, si ferma, non fa scorrere il tessuto tra le mani, ok? Accompagna sempre il lavoro, Qui noi non teniamo la mano lì e ci facciamo scorrere il tessuto in mezzo alle mani, perché così il tessuto decide di andare dove vuole lui. Invece lui prende, vedete, la mano segue il lavoro, si ferma un attimo, riposiziona il lavoro, lo mette in ordine e va avanti, ok? Il gioco non è sempre andare avanti, magari c'è chi va avanti piano, poi quello che vedete che si sbaglia spesso è perché si va avanti piano, poi ogni volta che muovi le mani il lavoro fa, fa sempre degli svirgolini, no? Perché quando si muovono le mani il lavoro deve essere fermo, non deve essere in movimento, ok? Bene, abbiamo chiuso i due fianchi, adesso chiudiamo le gambe. Ah sì, questa è la gamba, adesso non la vedevo. Chiudiamo la gamba dall'altro lato, ok? Il sotto, la cucitura interna della gamba, ok? Chiudiamo quel lato lì e poi i due pezzettini del cavallo che avevamo lasciato aperti prima si andranno a chiudere per ultimo, per cui il cavallo alla fine si chiude per ultimo. Ecco, una cosa che diciamo che abbiamo sbagliato, che spesso sbagliate, quando tagliate il modello non date mai attenzione all'orlo. Ma sì, vabbè, dai, il davanti l'ho tagliato così, il dietro lo taglio un po' così, non sono perfettamente uguali. E già, quando poi noi andiamo a mettere insieme la gamba e non abbiamo più un riferimento sull'orlo, ok? Invece l'orlo deve essere tagliato uguale. Quando tagliate i modelli, tutti i pezzi devono essere tagliati uguali, non vabbè, ma poi l'orlo lo guardo dopo, no? Perché magari davanti l'hai tagliato 2 cm in più, 2 cm in meno, basta, non mettete più insieme niente, ok? Per cui tagliate identico al cartamodello, su in ogni punto, sempre. Adesso lui, intanto vabbè, come dico io qua in laboratorio, io sono la maestra, lui è il sarto, per cui lui può cucire senza puntare, senza imbastire. Dovrebbe cucire spostandoci la telecamera, però tutto il resto lo può fare. Voi ovviamente imbastite o puntate con gli spilli, perché puntate bene all'inizio e a fine, ok? Prototipi magari fateli anche un po' così, perché magari sul prototipo dobbiamo dare attenzione a dove stiamo cucendo e cosa stiamo cucendo. Poi, quando abbiamo capito bene quello, daremo anche attenzione alla precisione di quello che andiamo a cucire. Per cui che cosa abbiamo fatto? Abbiamo il nostro pantalone, ci abbiamo tutto, ci abbiamo i fianchi e ci abbiamo dietro. Adesso dove rimane questo buco qui, che è quello del cavallo, che è quello che abbiamo lasciato aperto all'inizio, un pezzettino davanti e un pezzettino dietro. Adesso noi rifacciamo e ci dicono dalla regia che il cavallo si fa 2 volte. Perché almeno a me è anche successo che mi è successo più volte che la prima volta che mettevo il pantalone, come dire, non si apriva dietro. Poi lo ricucivo e poi non si apriva più. Perché? Ma è una regola proprio così che esiste e si deve cucire 2 volte, perché dietro probabilmente è il punto che è più sollecitato. Qui fate coincidere bene i due punti, le cuciture sono aperte, aperte o chiuse. Beh, se abbiamo, dipende da come abbiamo finito con taglia e cuci, se è aperta o chiusa. Ok, teniamole aperte, le facciamo coincidere e andiamo a chiudere il cavallo. Per cui il cavallo è l'ultima cosa che si fa. Per cui, riepilogando, patta, tasche, gamba esterna, gamba interna, cavallo. Ok, le sappiamo tutte. Ok.
E poi vabbè, si attacca la cintura come solito, come si fa anche per le gonne, per le cose, ma su quella siamo preparati. La cintura si attacca, ecco, deve avere un lato più lungo perché è il lato della chiusura del pantalone da uomo, però quella è un'altra cosa che è abbastanza semplice, nel senso che è un qualcosa che noi ci ritroviamo anche in tanti altri lavori. Vedete, lui mi sta rifacendo tutta la cucitura una seconda volta, ovviamente una sopra l'altra, in un parallele. Ecco, vabbè, ma adesso l'emozione qua del lavorare tra una telecamera e una luce e tutto, vi assicuro che non è come dire proprio una passeggiata. Ecco qui il nostro pantalone è finito, adesso basta che troviamo qualcuno che vuole indossarlo con questi colori bellissimi e siamo a posto. Ok? Tac, trac. E lei si apre. Ok? Allora, detto questo, donnine, vi saluto. Spero che sia utile. Giacomo, questo video è per te. Mi raccomando, per la prossima volta lo devi aver visto almeno 14 volte. Chiaro? Comunque, scherzi a parte, spero che sia utile anche a tanti altri. E se avete dubbi o perplessità, mi mandate una mail. Il laboratorio si trova a Milano e faccio corsi da lunedì a sabato. E la sartoria, in particolare, la fa Stefano sabato pomeriggio e la domenica. Per qualsiasi info mi chiamate.